Nuova rete per la fibra a San Giovanni Teatino in banda ultralarga per 1.700.000 euro finanziati grazie a fondi comunitari FERS e ai fondi nazionali dedicati. Una nuova fibra che arriva nelle case di tutti i piccoli comuni dove altri operatori in passato non hanno investito. Una fibra 10 volte più potente rispetto a quella esistente che garantirà fino ad un gigabit anche nei paesini più isolati. È una velocità che è sicuramente l'eccellenza in questo momento nel mercato della connettività e del trasporto dei dati, e sicuramente permetterà a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni di connettersi con molta più velocità e quindi di performare di più sia in termini di possibilità di svilupparsi che permettere ai tradizionali servizi al cittadino. Sindaco, da oggi San Giovanni Teatino si dota di una nuova rete di fibra ottica. Sì, veramente un giorno importante perché finalmente, dopo lunga attesa dovuta anche purtroppo al problema pandemia che ha ritardato di circa un anno questa bellissima data, oggi ci siamo. Da oggi possiamo dire che San Giovanni Teatino avrà la fibra, la famosa fibra ottica, che è quello che oggi tutti aspettano, dalle ditte ai privati, e sarà un buon passo per i nostri cittadini come per tutto il territorio che oggi ne usufruisce o ne usufruirà in futuro. La provincia di Chieti, rappresentata per l'occasione dal vicepresidente Angelo Radica, ha messo in campo azioni di mappatura del territorio con un ruolo di raccordo tra la regione e i 104 comuni. E ora Chieti punta a diventare una delle province più cablate e digitalizzate della regione.